Ragazzi, buongiorno. Oggi iniziamo il video con questa vista. Guardate il panorama dalla nostra camera. Ma ora senza la moto andremo in fondo al mare, proprio su questa baia. Poi con calma vi mostreremo la nostra piccola dimora. È immensa. Guardate il contrasto. Enorme camino, finestra direttamente sul mare. Questa scalinata che ci conduce alla moto, ma guardate che vista! Dai che tardissimo, dai, dai! Zona relax e il nostro amico social Michele, gentilissimo, guardate dove ci ha fatto parcheggiare la moto. Ecco il bestione all'ombra e vicino alla sua moto. Dai! Ora 800 metri a piedi per andare a porto, ma vi racconteremo. E comunque, come sempre, siamo in ritardo. Appuntamento alle 11, sono le 10.44, ma il ritrovo è qua vicino. Dai che ce la facciamo! Guardate, sarà la Tappi che procede senza sosta perché è in ritardo. Lei lo sa che è in ritardo. Che ci vuoi fare? Fatta così? Bisogna prendersela com'è, o sbaglio? Tempio di Venere e il ritrovo dovrebbe essere qua in fondo. In teoria noi dovremmo salire su questo coso rosso qua. Aspettiamo qua? Sì. Sei pronta a salire? Ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Comunque ce l'abbiamo fatta. Comunque, domenica 15 ottobre ci sono 27 gradi. Guardate che bello. Il cielo non è limpidissimo, però se esce il sole, dai, che il fondale si riesce a vedere bene. Quella che andremo a visitare oggi è la baia sommersa, cioè la città sommersa. In questa zona dei Campi Flegrei si verifica il fenomeno del bradisismo, e cioè dell'abbassamento o dell'innalzamento del terreno proprio per la sua origine vulcanica. E questo ha fatto sì che ville, domus e mosaici della ricca Roma imperiale, che qui aveva le proprie residenze estive, profondasse sotto il livello del mare. Allora, la prof mi ha appena rubato la camera, se parla troppo fatemelo sapere nei commenti che io taglio, taglio, taglio nel montaggio. Noi ora saliremo su questo coso rosso, vedete quella botola? Perché è una sorta di sommergibile, quindi in profondità ci dovrebbero essere delle vetrate per vedere il fondale. Da sopra. Questo è l'accesso, addirittura è possibile pagare con il bancomat. Per questa soluzione il prezzo non è proprio economico, parliamo di 25 euro cada uno. Questa è l'altra soluzione. Hanno uno scafo modificato con il vetro e costa 15 euro. Noi abbiamo preferito però Nemo Sub perché le vetrate che ci aspettiamo nella parte inferiore, essendo un semi sommergibile, permetterebbero una visione migliore del fondale. Perché noi portiamo sempre contenuti al top, sempre! Paghi tu però! Già pagato! E comunque la vista, quando ti trovi in Italia, è sempre impagabile. In lontananza, perro italiano. Il bello di questa escursione è il fatto che è vero che andiamo a vedere i resti delle domus, dei mosaici, della Roma imperiale, ma all'epoca di Roma non si sapeva che in questa zona si verificasse il fenomeno del bradisismo, cioè abbassamento e innalzamento del terreno, proprio perché di origine vulcanica. È un fenomeno abbastanza raro anche per le zone vulcaniche, perché i Campi Flegrei, a differenza del Vesuvio, a differenza dell'Etna o di altri vulcani del mondo, è una conca, cioè il terreno è sprofondato proprio per la sua natura. Non sapevano di questa problematica. Insomma, costruirono senza sapere la natura vulcanica di questa zona. Piccolo dettaglio tecnico, altrimenti parla sempre la prof. Il fenomeno del bradisismo ha delle tempistiche definite umane, nel senso che non è veloce come il terremoto e non è lento come le trasformazioni geologiche. Hai capito? Intendo. Però i terremoti in questa zona si verificano quando avviene l'innalzamento del terreno, non l'abbassamento. Però dobbiamo dire che l'ultima importante eruzione, se così si può chiamare, avvenne nel 1538 e nel giro di pochissimi giorni, 4 o 5 giorni, si formò proprio per materiale magmatico questo monte che abbiamo di fronte, che si chiama Monte Nuovo. Quel monte là in fondo si è creato praticamente in giro di 4-5 giorni. Pazzesco. Siamo in partenza. Tutto intorno potete notare una serie di crateri vulcanici che si vedono perfettamente come quei due lì in fondo, che ci dimostrano proprio questo. Quello che però ci interessa più da vicino è il cratere in cui siamo adesso, quello di Baia. Dopo una mareggiata, dei sub che facevano escursione in quest'area si battono in questa statua. E senza testa, perché la testa è stata divorata dai datteri. C'è un po' di mal di mare, se ci vedete bianchi è perché siamo male. E un'altra statua di Dioniso, questa volta però, a differenza dell'altro, con una tetera sulla testa e
un mantello che gli copre la spalla sinistra. Questo è un richiamo al tema del vino, dell'ozio, ovviamente. I ninfei erano dei luoghi che venivano sfruttati anche per i banchetti. Stiamo andando nel secondo sito, quelle tre sono le nostre finestre. E questo è il Frangifrutti, scogliera di 2000 anni fa. Non c'erano archi che collegavano un pilone all'altro, sono tutti asimmetrici, servivano soltanto come blocco, come difesa per le onde. Scesi dal semisommergibile, passeggiata, sosta obbligata, poi vi raccontiamo. Anche in alta definizione ve lo faccio vedere, guardate, guardate la felicità. Dopo 8 mesi di Patagonia. Paccheri con vongole. Ma... come sono? Che domanda è? La verità è che il mare mette fame, io l'ho sempre detto. Ma non era la montagna che metteva fame? È un perro di baia. Tornati sulla nostra umile dimora. Guardate! 5 minuti di relax. Com'è andata l'uscita in barca? È andata benissimo, l'uscita è stata estremamente interessante. L'unica cosa, per un fattore di correnti, come avete visto, l'acqua non era limpidissima e quindi la visuale non è stata così limpida. Ma questo va a fortuna e, come ben sapete, non siamo esageratamente fortunati, ecco, lo sarete di più voi quando verrete in questa zona. Comunque ora ci rifacciamo del leggero mal di mare di stamattina nel terrazzo di Michele, che è un nostro amico social che ci ha invitati nella sua umile villa romana. Quella che vedete dietro di me è la bellissima Villa Ferretti, che fu costruita dai genovesi, poi confiscata alla Camorra. Oggi è parte dell'Università di Federico II di Napoli e vi si organizzano molti eventi culturali, tra cui stamattina. Comunque, dove ci troviamo? Ci troviamo a Baia, che è una frazione del comune di Bacoli, che a sua volta fa parte della città metropolitana di Napoli. E quello che avete visto è Baia sommersa, i resti delle residenze estive della Roma imperiale che, per il fenomeno del bradisismo che si verifica nei Campi Flegrei, sono stati sommersi dal mare. Le statue che abbiamo visto risalgono all'impero di Claudio, primo secolo dopo Cristo. Alcuni sostengono che Claudio si raffiguri nella statua di Ulisse proprio per superare il fatto di non avere una figura imponente e anzi di avere una figura esile. Infatti il termine italiano claudicante deriva proprio dall'andatura dell'imperatore Claudio zoppicante. Dalla meraviglia dei fondali passiamo a un'altra meraviglia, quella del castello aragonese sopra di noi, alle nostre spalle. Ora in ristrutturazione. Costruito nel 1495 dagli aragonesi, dalla dinastia spagnola. Questa zona fu spesso contesa tra spagnoli e francesi, gli angioini. Nel 1538 si verificò una grande eruzione, la prima dopo millenni dei Campi Flegrei, e parte di questo castello venne distrutto. Quella che vediamo oggi è infatti una riproduzione che avvenne nel 1550. È vero che fu costruito dagli aragonesi, ma molti sostengono, in base a vari documenti, che questa fu proprio precedentemente la villa di Giulio Cesare. C'è una peculiarità sui romani, perché come noi siamo soliti fare l'orto di fianco casa, i romani non si facevano mai mancare le vasche per tenere pesce fresco. In questa zona venivano costruite le vasche proprio con la pozzolana, che è una cenere di origine vulcanica che secca a contatto con l'acqua. Questo gli permetteva di avere sempre pesce fresco, quotidianamente potevano consumarlo. E dopo il pippone la prof. Ci è venuta fame, no? Tu volevi dire? Prendo il comando io e ci alziamo in volo. Bravissimo piccolino, bravissimo, motore caldo. Avete capito chi fa il lavoro difficile dei due? È lui. E comunque dalle immagini dall'alto avete visto che il fondale è ben visibile. Questa zona è turisticamente molto giovane. Da una fotografia aerea si videro sotto il livello del mare delle suddivisioni di ambienti, per cui si pensò davvero che sotto al mare ci fosse qualcosa di importante. Ora diretti in camera a trabacare. Fra, attenzione alla testa.
E questo è il nostro piccolo appartamentino che per andare in cucina serve il monopattino. Questa è la camera con vista dove la mattina ovviamente il rumore del mare in sottofondo ti sveglierà. Addirittura Michele ci ha detto che se qualcuno interessa affittano anche la villa. Ora Michele ci ha invitato per l'aperitivo, ci hanno detto che a Napoli è così. È così l'aperitivo? Dai, prendiamoci un aperitivo. Questo è l'aperitivo in casa. In guardate casa. Il posticino, è pauroso. Ragazzi, buongiorno. A malincuore lasciamo uno dei posti più affascinanti in cui abbiamo soggiornato. Ora però si carica la moto. Questa è tutta la nostra attrezzatura. Tra lavoro, abbigliamento e... lifestyle. Con sullo sfondo il mare quasi d'inverno, si riparte e si scende. Oggi destinazione Maratea, ma forse se riusciremo passeremo lungo la costiera amalfitana, anche se il meteo non è della nostra, però guardiamo sempre il lato positivo, forse troveremo pochissimo traffico. Allora, tu prendi questa, quella pesante la prendo io. Io prendo la borsa che Sara preferisce. Sì, prima o poi questa borsa la vuoterò e la utilizzerò per uscire, magari sotto Natale, l'ultimo periodo che passeremo in Italia. Andiamo tutti insieme dalla moto. Moto carica. Stavo per dire tenerona carica. No, no. Grazie. Grazie a voi. Non siamo fortunati col tempo, ma ormai di quello siamo abbastanza soliti. Qui è dove abbiamo fatto colazione il primo giorno e vi mostriamo una leggera panoramica di Baia, di Bacoli. Bacoli in realtà è dall'altra parte. Noi adesso andremo verso la direzione del porto, dove poi abbiamo fatto l'escursione a Baia sommersa. La colazione di stamattina invece è stato sul Calino. Eccolo qua, velo. Colazioni non proprio economiche rispetto alla zona marchigiana, però bisogna dire, ragazzi, che la bontà delle paste e dei cappuccini è veramente nobile. Castello Aragonese che sormontava la struttura di Michele e Vera. Abbiamo detto loro se sono consapevoli del fatto che quando un turista se ne va dalla loro struttura lascia un piazzegore. Loro ci hanno detto sì, abitando loro a Napoli e poi essendosi trasferiti qui a Bacoli, fanno ora fatica a lasciare Bacoli, a tornare a Napoli nonostante la bellezza di Napoli, perché questo posto funge per loro come una calamita. Pausa, rifornimento. Non per la tenerona, piano piano impareremo. Piano piano impareremo per chi? Daremo il nome. È aperto un sondaggio. Per self super 1924. Prima volta in vita mia, quasi 50 euro di benzina, però 25 litri. Seguirà video dettagliato sui consumi della sorella, la tenerona. E seguirà la cena, non il pranzo, perché lo saltiamo oggi. Scrivete nei commenti perché Sara parla al plurale. Tu lo salti il pranzo. Però anche vedere 595 chilometri come chilometri restanti è piacevole, cioè mi spiego meglio, piacevole perché rispetto alla tenerona non dobbiamo fermarci spesso a fare rifornimento, qua si ha veramente un'ottima autonomia e per come viaggiamo noi fa veramente comodo questa cosa, quindi serbatoio da 30 litri, da un lato c'è il peso però al tempo stesso c'è la comodità di avere un'ottima autonomia. Questo è uno dei diversi motivi per cui abbiamo scelto la versione Adventure. Abbiamo appena imboccato la tangenziale di Napoli e lui che non ha bisogno di presentazioni, la leggendaria Napoli e l'imponente Vesuvio. Napoli mi ricorda un po' Rio de Janeiro. Non è come Rio, non può esserlo, nel senso che Napoli ha una storia millenaria rispetto a Rio ed è sempre una bella emozione attraversarla. Per ora è solo un semplicissimo attraversamento, ma torneremo con grandissimo piacere. Prevedo che oggi prenderemo pioggia perché noi passeremo proprio tra il Vesuvio e il lungomare. La nostra direzione è Penisola Sorrentina, costiera amalfitana. Altro pedaggio, prima abbiamo pagato un euro, poi controlleremo sull'app. Bellissimi pini romani che hanno un nome, ma io li nomino sempre così. E sullo sfondo l'isola di Capri. Guardate, vi condivido un messaggio in diretta. Tonio, qualche volta devo ammettere che fai pipponi interessanti. Come Tonio qualche volta? Sempre, no? Qualche volta, sempre. Castellammare di Stabia, che non so perché, ma mi viene sempre uscita Castellammare di Stabia, non so perché. Beh, Stabia mi sovviene che tu possa collegarlo a un termine indiano.
dialetto maceratese, maschile, stabbio, che vuol dire letame, però non c'entra nulla. Allora, noi dobbiamo andare di qua, non mi fa ridere. Sorrento Positano. Praticamente hanno l'ingresso qua e l'uscita di là perché non hanno lo spazio. Fare le strade qua a Napoli è un po' come giocare a Tetris. Sì, le strade di Napoli diciamo che non sono simili a quelle sudamericane. C'è un carattere comune tra il nostro Sud Italia e il Sud America. Nelle persone. Più nel carattere delle persone che nel modo di fare. C'è un comune denominatore che è sempre acceso, è un filo invisibile. Però... le strade, no. Gli spazi. Il traffico. No. La densità di popolazione, decisamente no. Il fascino che troviamo in Sud America è perché gli spazi sono talmente ampi che i nostri occhi non sono abituati. È senz'altro la diversità ad attrarre noi ed è senz'altro la diversità per chi viene da fuori ad attrarre quello che può rappresentare Napoli. Diciamo la verità, Napoli e queste zone attraggono anche noi che non veniamo da fuori. Ci siamo quasi, anche se la giornata non è delle migliori, godremo di quello che è la costiera più famosa al mondo. Ecco, questi sono i panorami che veramente ti fanno dire: hai visto questo? Non devi vedere più nulla. Siamo in una frazione di Vico e Quens. Non dico nulla, ragazzi, ecco, sono quelle cose che non vanno commentate. C'è stato un tratto di strada della Carretera Austral che era scavata su una scogliera, come è stata costruita la costiera amalfitana, chiaramente con un fascino completamente diverso, estremamente selvaggia e isolata e deserta. L'abbiamo nominata, abbiamo nominato la costiera amalfitana, l'abbiamo anche sognata e adesso siamo qua. Questo è per i tanti sudamericani che ci hanno chiesto: ma se veniamo in Italia cos'è che dobbiamo vedere? Va bene Roma, va bene Firenze, Napoli già la conoscevano, ma la costiera amalfitana era sempre tra le cose che noi indicavamo assolutamente da vedere. Penso che andremo sempre a Passo d'Uomo. Vabbè, sarà un altro piccolo test con la sorella della Tenerona. Vediamo sul traffico come si comporta, se scalda uguale oppure se è leggermente meglio la Super Tenere, perché sul traffico non è che sia proprio il massimo. Siamo in piena raccolta delle olive, che ci sono i teli verdi. Potremmo dare una mano, però avremmo dovuto dare una mano anche a mio padre che l'ha fatto a casa. Nelle nostre zone non è una buona raccolta, purtroppo la storia si ripete da qualche anno, speriamo che le cose migliorino. Nonostante il cielo sia coperto, nonostante un po' di foschia, non perde comunque il suo fascino, fantastico. Welcome Positano, che spettacolo, oggi la temperatura è praticamente perfetta per andare in moto, si va piano ma è vivibile, però è normale, le cose belle le vogliamo vedere tutti, quindi è giusto che sia così. Evitiamo di andare al centro per imbottigliarci su quello che è comunque una giornata molto trafficata nonostante sia di lunedì. Mamma mia. Quando pensi all'Italia, pensi a questo. Siamo a Praiano, che è un comune dichiarato patrimonio dell'umanità. Io sono sicura che molti abitanti della costiera si sono talmente assuefatti, abituati, che non si rendono più conto di quello che hanno tra le mani. Mamma mia. Francesco sta dicendo: le chiese, come al solito, brutto posto, il peggiore. Qui è dove abbiamo mangiato, sì, qualche anno fa. La spiaggia di Furore. Vabbè. Mamma mia. Cioè, che costruzione hanno ricavato con una scala che termina proprio nelle acque del mare. È un dipinto, realmente. Comunque, sempre bellissima la costiera amalfitana, da fare e da rifare, però ora che siamo arrivati quasi alla fine ci fermiamo per un piccolo break. Michele ci ha consigliato questo posto e quando un amico del luogo ti dice devi andare, li credi alla lettera. La pasticceria in questione dovrebbe essere dopo la curva sulla sinistra. Tares... Sal de riso, eccola qua. Sono tante persone, in effetti. Come detto, le promesse vanno mantenute. Sara è tornata. Sono tornata con un mini vassoietto. Mamma mia! Non so cosa si celi qua dentro.
Allora, si cela solo dolce, perché c'erano anche delle cosine finger food, o potevamo fare insalatone, ma c'erano talmente tante cose che anch'io, che amo meno il dolce rispetto al salato, ho detto no, soprastediamo oggi dolce. Stringi, fammi vedere. Sbrisolona alla mela, il pasticciotto, un altro che non mi ricordo che ho preso, sì. E questa è la famosa ricotta e pere, che è la specialità della, insomma, di questa zona. Mamma mia. Ma soprattutto a tutti, compreso me, quanto hai speso? Ho speso 14,40 euro, perché, porca di que... perché la ricotta e pere costa 6 euro, il resto 2,80. Ed è sua, tutto, tutto è di sua. Quella che dovevamo assaggiare. Speriamo bene, è morbido. Cosa? È paurosa, paurosa. Ecco, significa che io non lo assaggerò. Quindi altri 6 no. euro. Rapporto qualità-prezzo. Senza parole. Ogni volta 1 euro, eh. È vero. Cioè, mamma mia, però veramente, sa. Michele, grazie del consiglio. Per tutti, se passate da queste parti. Sal di riso, minori. Una delle cose più buone mai assaggiate. Spengo, sapete il perché? Crema e amarena. Questo? Bene. Questo è il nostro pranzo alle 16:35, perché noi siamo lici al dovere. Pasticciotto alla crema. 1,5 miliardi di calorie, ma abbiamo ancora molta strada. Dovevamo sacrificarci per voi. Quindi se subentrerà qualche carie, la colpa è vostra. Questo è il risultato. Prevedo 3 settimane di inferno. Maiale, stavolta lo dico io. Cioè inferno, dipende dal punto di vista. Però al ritorno sicuramente minestrone, pane integrale, qualcosa del genere. Ceci, lenticchie. Ora però diretti a Maratea, perché sono le 5 di pomeriggio e abbiamo ancora quasi 3 ore di strada. Quindi non vogliamo, come sempre, arrivare di notte. Dai, bandito! Ripartiamo da Piazza Umberto I, la piazzetta di Minori, dove ci siamo gustati delizie, prelibatezze, pasticcere, una bella spiaggia di sabbia scura. Siamo a Maiori, le barche dei pescatori ci accolgono, a ingresso città, chioschi fermi nel tempo. Maiori sembra meno sofisticata delle altre sorelle che abbiamo attraversato, anche se ha un bellissimo acciottolato. Siamo agli sgoccioli, davanti a noi Vietri sul mare, e siamo quasi a Salerno, dove inizierà probabilmente la strada che dovremmo prendere, la Salerno-Reggio Calabria. Alla nostra destra l'enorme porto di Salerno, incredibile, enorme. Comunque di colpo si è alzato un vento, la temperatura è cambiata tantissimo, perlomeno quella percepita. Penso che prenderei un po' di pioggia, ma non ci interessa. Avanti al volo, perché cambio dei guanti al volo che ce l'abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, ci dentro anche i tuoi, polsino dentro, chiudiamo e vamos. Posso anche chiudere un po' di più, anche la temperatura si è abbassata tantissimo. Ok, perfetto ragazzi, tutto chiuso. Noi entriamo nell'occhio del ciclone ora. Tutto quello che abbiamo è antipioggia, quindi non dobbiamo fare nulla. Chiudo anche un po' queste. Ok, il collare non lo tiro fuori perché questo è già abbastanza alto. Vamos. Andremo là dentro, facciamo anche questa cavolata che non serve a nada, modalità rain, la condizione psicologica che non serve a nulla perché dal punto di vista, perché tanto la modalità rain ce l'abbiamo sul polso. Eccola. Per farvi un piccolo recap sull'abbigliamento, noi indossiamo pantaloni Raptor senza niente sotto, maglia Outlast a maniche lunghe, giacca senza imbottitura, senza nulla. Stivali sono della City in Gore-Tex, gli Adventure Mid, e questi sono i Virium sempre in Gore-Tex. Nonostante la temperatura, nonostante la situazione, nonostante l'umidità, siamo passati dai 26-27 di oggi in alcuni punti, ora 17 inizia a piovere, si sente leggermente freschino ma si sta bene. Quindi procediamo, casco è chiuso.
primo bagno insieme alla moto, prima uscita, primo bagno. Dico sempre che la pioggia è divertente, ovviamente avere l'abbigliamento giusto fa la differenza. Così testiamo anche le valigie, testiamo la sacca nuova, testiamo tutto, altrimenti che recensioni facciamo? Aumentato un po' la pioggia, per un attimo ho pensato dai che ce la scampiamo, invece uscire dalla galleria. Ma è sempre così, sa, quando esci non si sa perché piove sempre di più. Sara dice solo a Capo Nord pioveva sia quando entravi che quando uscivi dalla galleria, anche in galleria pioveva a volte che si infilava nel cemento, gocciava dentro la galleria. Altro test, speriamo che la GoPro tenga con il microfono, anche se con il media mood non è impermeabile, però dovrebbe resistere agli schizzi. Ogni volta che l'abbiamo provata è sempre interno all'8, per adesso andava sempre bene. Questa macchina a me fa sempre una paura, guarda, io non vedo l'ora di superarle, soprattutto quelle del piano di sopra. Ci sembra di essere tornati in Cile, nuvole basse, vegetazione che copre le montagne, clima umido. Intanto si sale, siamo arrivati a 480 metri, c'è la nebbia, siamo passati a 15 gradi, uscita tra 2,8 km, Lago Negro, 14 gradi, siamo saliti quasi a 700 metri. Non ci fermiamo, non ci mettiamo nulla e Sara deve resistere. Maratea, 31 km, stiamo andando al centro di Trecchina, bella Trecchina. Bene, dritti verso Maratea, 14 km di strada. Quasi arrivati, infatti in cima vediamo il Cristo. Siamo nel centro di Maratea, molto carina e curata. San Pietrini. Sì, questa. Qui non ci farà entrata qua, dici? Ora ci accertiamo. Stiamo uscendo proprio ora perché dobbiamo raggiungere una pizzeria che abbiamo appena contattato. A 1,4 km da noi, quindi bisogna camminare un po'. Siamo soli in struttura. Siamo anche all'antifusto. È un posto più isolato dell'Argentina, ma siamo sicuri che siamo in Italia. Dopo la 500 targata Potenza è sicuro. Abbiamo appena incontrato un signore simpaticissimo. Ci ha detto, sì, andate tranquilli a mangiare la pizza, lì si mangia benissimo. E è anche l'unica dove potete andare. Grazie a lei. Maratea rimane sempre tranquilla, sì, anche d'estate. L'Italia di una volta, che adoriamo. Ci sono i negozi dei cinesi, ci sta bene. Bellissimo. Perché bene, anche d'estate non c'è quel turismo di assemblamento, sì, di massa. È estesa Maratea. Questa è l'Italia che ci piace. L'Italia che ci ricordiamo Italia noi. L'Italia barra Argentina. L'Italia che era anche casa nostra, che è un po' cambiata. L'abbiamo detto tante volte anche quando eravamo in Argentina, però è bello tornare in questi posti. Pizza arrivata, si vede la felicità della mia faccia e si sente proprio l'odore della pizza di una volta. Guardate! Guardate! Per me è l'immancabile e capricciosa. Vamos, che non resisto più. E per chiudere in bellezza, chi è che non se la ricorda? Piattino, tovagliolo. Un freezer Algida, non può passare mai inosservato. Say what you gotta say. Take it to the